Professore, io non so come ringraziarla, lei mi ha operato. Mi ha guarito completamente, è stato molto bravo, non so come ringraziarla. Ho fatto solo il mio dovere. Professore, grazie, professore, molto bravo. Professore, grazie, grazie. È stato molto bravo, professore. Guarda come sei bello, professore. Sei come un papà per me. Papà, papà, dimmi mio papà, come sei bello. Abbracci. Faccio ma che tu, papà. Guarda, no, dimmi mio papà, guarda come sei bello. Sei bellissimo. Commendatore, la stanno aspettando al ministero per la conferenza stampa. Venga, venga con me, lei, venga. Venga. Si trova a te. No, un altro volta. Ciao, papà. Venga. Ma che vado? Senti, fatto operare anche tu che è così bravo. Prego. Ciao, papà. Innamorato di te. Caro Amedeo, finalmente una buona notizia. Vedo che mia moglie si è decisa a non affittarlo più l'appartamento. No, no, sua moglie si è decisa e l'affittetta. Ma si vedrà. Ma perché si ingazza con me questo? Mai. È inutile che insisti, ecco, hai già la clinica, non hai nessun bisogno dello studio qui a fianco. Lo sai benissimo che i tuoi pazienti mi fanno orrore, sono così malsani, così malatizi. Se lo vuoi sapere, ho affittato l'appartamento per evitare uno sconcio del genere. E a chi l'avresti affittato? A una di Milano, tramite l'agenzia, è una pianista. Una pianista? Ma porca miseria! Ma ti rendi conto? Metti che mi capita una mattinata come questa dopo che ho lavorato tutta la notte. Che faccio? Sto a sentire la serenata! Ma mi ricordo solo io che ho passato la notte tutta sola mentre tu ti stavi divertendo. Ma tu senti, non dimenticare che quella del medico è una missione. Questo letto è diventato il parco delle rimembranze. Ciao, mammina. Ciao, stavo conversando con tuo padre. Sì, sì, ho sentito. Ciao. Bella figura che ci fai a parlare così davanti a lui. E tu no, almeno facessi il portiere di notte, quello perlomeno ogni tanto si ricordava di essere un uomo. Ciao. Buongiorno! Telefonami, non farmi stare in pensiero. Ma l'ufficio è a 100 metri, ciao amore. Ciao. Avanti, marcia. No, qui, no, qui, no, qui. Perfila a destra. No, qui, no, qui, no, qui, no, qui, no, qui, no, qui. Cara Elvira! Buongiorno, colonnello. Ma non l'avevo pulita la sfilata del 2 giugno? Amedeo? Comandi, colonnello. Mi raccomando, ieri Ras non ha defecato. Non ti preoccupi, oggi ci ho dato la mozzarella di vacca. Appena escono fanno la cacca. Bravo, mi raccomando, Ras, defecare! Ma te posso ammazzare? Invece di uscire dal portone con ste bestiacce, potevi uscire dal giardino? Eh no, se no tu con chi che si sfoghevi? A chi lo dicevi ti posso ammazzare, al colonnello? Andiamo, va. Defecare, Kenny! Nostri cattoli, ma qualche volta non li puoi portare tu a spasso questi disgraziati maledetti, eh? Ah, ma io mica sono il pastore, sono un playboy. No, tu sei un playstronzolo.
Oh. Oh. Aspetta, non direte? Perché? Oh, ma maledetti, non correte! Figli di cani! Oh! Non è la peggio! Forza, vieni che ci sono! Nemma, lo stecolo! Via! Ballo! Ballo! Oh! Ferma balla! Ferma balla! Ah, cornuto! No! Che culo! Eh no, tu confondi la classe col culo! No, dai, no! Gioca! Dicevo, guarda che culo! Quanto sei buona! C'ho un'idea! Strano. Ma dove vai? C'è un portiere? Sono io, il portiere Junior! Non era qui che c'è un appartamento da affittare? Veramente c'era, se non l'hanno già affittato. Comunque l'accompagno io dal proprietario. Venga, no. Eh no, caro mio. Semmai l'accompagno io, è casa mia, scusa. Mi dia pure i bagagli. Grazie. S'accomodi. Prego. Oh, ma... Portali su. E che? Tiè, Robè, tiè che tu devi sudare, va. Tiè, va. Da questa parte. Oh, e io? Tu no, tu fatte la piedi che devi dimagrire. Andiamo va. Prego. Pronto? Gina! Teresa, la porta! Nostra maledetta porta! Tutti morti, non c'è nessuno! Mi tocca aprire pure quando dormo! Chi è? Papà, apri! C'è una signora per l'appartamento da affittare! Ma che me ne frega! L'abbiamo già affittato ad un insegnante di piano! Ma sono io, Luisa De Dominicis! Sogno o son destro? Buongiorno, scusi tanto, ma non posso aprire, sono in disabile. La faccio in un attimo.
E voilà, eccomi pronto. Fatto presto? Fregoli non avrebbe fatto meglio. Troppo gentile. Certo, nella mia professione la tempestività è indispensabile. Giornaliste? No, chirurgo. Venga, venga, le faccio vedere il coso. L'appartamento. Siamo sullo stesso pianerottolo. Scusi l'eventuale disordine. Piccolo, ma con tutti i comfort. Molto carino qui. Sì, grazie. Sì, sì, mi piace. Anche l'angolo cottura è veramente molto simpatico, mi piace molto. Sono contento che le piaccia. E di là che cosa c'è? C'è il terrazzo? Sì. Potrei vedere, mi spiace. Certo, faccio io. Ma che bel terrazzo assolato. E che bella vista. Lo dici a me? Ah, io ho sempre desiderato avere una casa con il terrazzo. Che io ho sempre desiderato. 20.000, 20.000, 20.000. Semplice. E chi è? Oh, e che ne so? Ettore, 20.000. Oh, vuoi vedere che questa? 20.000 a botta. Però sto Duilio che culo. C'ha pure lo sconto, 15.000. Bello questo armadio. Sapessi com'è importante per una donna? Non lo so, mia moglie non mi parla d'altro. E così lei suona il piano. Sì, ma non so, lei lo dice come se io fossi una marziana. Il mio lavoro è un lavoro come gli altri. A Milano avevo moltissimi allievi. Davvero? Sì, anche 12 o 13 al giorno. Oh, sono sicuro che anche qui si farà presto una buona, diciamo così, clientela. Il telefono è funzionante? Sì, certo. Vedi come si preoccupa? No! Sì, sì, altrimenti per riallacciarlo ci vuole un patrimonio e una vita. Ce n'è uno a letto e l'altro all'angolo cucina. Se questa bestia la disturba, la restituisco al giardino zoologico. Au! Ma no, 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 la lasci, per carità. Anzi, mi piacciono gli animali, mi sentirò più protetta. Meno male! È davvero molto carino qui, è confortevole. Le dirò, sono proprio sicura che qui mi troverò benissimo. Sono contento che le piaccia. Del resto anch'io sono onoratissimo di avere un'inquilina come lei. Ora però dobbiamo togliere il disturbo. Ragazzi! Yeah. Arrivederla. Arrivederci, compagno. Arrivederla. Arrivederci. Arrivedergliele. Arrivederci. Sì, assessore Bonci Marinotti. Sono io, Luisa. Ah, un momento. Tieni, il resto te lo firmo dopo, vai. E allora? Da come lo dici, sembra che non ti faccia piacere. No, è che sono ancora un po' sconvolto da quello che è successo stamattina. E mi hai beccato in pieno consulto per la mamma, sì. Scusami. Lo sapevo. Pazienza, ormai è andata. Come vanno? Come vanno le cose lì a Milano? Ma sono a Lucca! Oddio! A Lucca? A Lucca? E che tu ci fai qui a Lucca? Sei di passaggio? Ma no, non sono di passaggio, amore. Sono venuta ad abitarci. Ad abitarci? E come farai? Come ho sempre fatto. Ma sì, certo. All'inizio sarà un po' difficile, ma appena mi sarò fatta conoscere, eserciterò la mia professione come a Milano. Tranquillo, non sei tu che mi dovrai mantenere. No, non dicevo per quello, per carità. Oddio. Per carità. In che albergo sei? Ma che albergo? Ho un nido tutto mio, carino, sai. C'è un bel terrazzo e un magnifico letto. Un nido, sì, col letto. Non so che dire, non saprei che dire, non so proprio cosa dire. Anche se lo sapessi, non te lo direi. Ma, caro, che ti succede? Mi sembri come terrorizzato. No, che terrorizzato? Sono agitato. Sono solo di giri perché io t'amo. Tamo, e allora sono agitato perché tamo. Dove ci vediamo? Non so. Alla piazzetta della Chiesa Nuova? Sì. Va bene, prendo un taxi. Ma certo che conosco la tua macchina. Ciao. Ciao. Altro che ragazzo squillo. Questo è peggio della chiamata del 113.
Ma insomma, è possibile che io devo faticare dalla mattina alla sera e quel disgraziato di tuo figlio? Va sempre in giro! Attenduta! Te dove sei la venire un grambo dello grattacani? Salve, se magna! Ah, buongiorno! Ben arrivato, dottore! Stavamo appunto preparando il pranzo per lei, va bene? Sì. Quante volte mi dici che non voglio aspettare quando devo mangiare? Mi incazza da morire quando... Scusa, papà! Dove sei stato? Ah, papà, ho accompagnato la nuova inquilina dal professore! Ah, sì? Su! Via del stovetto, mamma, mandando che vado con di la pasta. Grazie, eh? Mamma. Piglialo vetta a me, che adesso fai i conti con Pepe. Siediti. Sì, sì. Allora, raccontami tutto. Ah, papà, la nuova inquilina è uno schianto. E chi è che se l'ha inghiappetta? Tutti, papà, tutti! Ma mi vuoi far bene, porca puttana! Appunto. Appunto che? Pronto? Sì. Parlo con quello stronzolo di mio figlio? Sì. Oh, che consigli vuoi? Che mi stai prendendo per il culo? Ma papà, la nuova inquilina fa la squillo. Che fa? Fa la puttana. Depraveto. Ma come, una volta che ti porto una buona notizia? E quale sarebbe sta buona notizia? No, niente, c'è un aumento del 20% per i portieri, ma nell'85 però. Ah, camba cavallo. Un grande lo sei preso, lo vedo, mamma. E piglialo su. E piglio questo vetta a me, così diventi bello come Pepe. E non glielo ricordassi, se no gli aver compresso. E tu, succhia dello vetta, mamma, che diventi grosso. Ma me fa schifo, è uscito dal culo. Oh, non di parolacce, sa. Oh, ma che sei scema? Non ti risponde così a tua madre. E non lo maltrattare. Così t'impari. E tu, porta rispetto a tuo padre. E anche oggi passa l'uovo. Tenga. Grazie. Ma dove sarà? Psst. Luisa, sono qui. Ciao, micione. Vieni, vieni dentro, abbassati presto, vieni. Ma che fai nascosto lì in macchina? Vieni, vieni, sta zitta. Abbassati subito, entra. Ma che sei del controspionaggio? Sì, butta l'amburletta a te. Io mi sto giocando l'elezione a sindaco, ti rendi conto, capisci? No, sta ferma, sì. Sta ferma, per piacere, Luisa, sta ferma. A giorni ci sono le amministrative. Io ho impostato tutta la campagna elettorale sulla difesa della moralità, ti rendi conto? Allora presentami tua madre. Ma che sei impazzita? La minima emozione potrebbe essergli fatale. Sai, per la troppa felicità, appena starà meglio, vedremo, vedremo. Che delusione. Il pensare che a Milano eri così focoso. Forse ho sbagliato a venire qui a Lucca. Eh sì, davvero. L'è stata proprio una gran bischerata, guarda. Zitta, viene qualcuno. Il carro attrezzi. I vigili. Giù. È proprio la macchina del nostro assessore. Bravo, eh? Carica, va. Tutti così. Predicano bene e poi... Pensa che sono stato io a volere l'isola pedonale in questa piazza. Un rimedio lo trovo. Ora si fa come i paracadutisti. Al fuori uno salti su te. Non aver paura, ci sono qua io, ti vengo a trovare stasera. Sei pronta? Sì, va bene, sì. Vai, via! Fuori uno! Ah! Oddio, dove vai? Oh, mi scusi. Per carità, magari ce lo rifà. Ora tocca a te, Marinotti Ferdinando. Come avete tempi, stringi le chiappe e salta! Fuori due! Assessore Marinotti, lei qui. Spia!
Ma funzionerà? Ma scherziamo! Questo buco va esattamente all'occhio della tigre! Ho fatto i miei calcoli! Accidenti. Che razza di calcoli hai fatto? Oh, ma anche ingenui possono sbagliare! Dai, cerca di tulare questo buco! Mi sembra che la casa si rovina tutto! Per poi la sente! Creatura! Sì, sì! Non vi fate prendere dal panico, ci penso io! Dai! Sì. Così! Mazza che sudata! E adesso che cosa si fa? Ci spostiamo sull'altro occhio! Sperando di non toccare il tubo del gas, però! Speriamo! Ciao! È arrivata la nuova inquilina! Purtroppo sì, mi hanno fatto svegliare. E com'è? Come vuoi che sia? Inquilina! Beh, comunque stasera, prima di cena, la vado a trovare. Io scappo in clinica, è un caso urgente. Ciao! Buongiorno, professore. Ciao, Medeo. Costa, che va in clinica? A lavorare. Quante operazioni oggi? 3 allo stomaco e 2 al fegato. Buon appetito. Caro professore, lei lavora troppo, però. Un po' più di sollezzo se lo deve prendere. Bisogna andare al mare. Faccio io, professore. Prego, s'accomodi. Bisogna abbronzersi. Poi ho visto che lei ultimamente è un po' di sollezzo, veramente tutta casa e bottega, eh? Amedeo, che stai farneticando? Hai bevuto? Siamo tra uomini, professore, a me lo può dire. Perché io modestamente faccio il portiere. Il portiere? E mi sono reso conto che qua la zona è piena. Piena, caro professore. Qua la zona è piena di mignottole. Veramente. Io ieri sera 8 ne ho condite. Oh, questa è una zona che, stranamente, forse è l'unica di Lucca che è piena di mignottole. Sai che al portone accanto a noi ce ne sono 12. 12, veramente? Sembra una cosa strana, ma è proprio così. Poi, a lei non... professore, è tutta una... vuole che la grattino? Speriamo che non sia un'epidemia. Speriamo, ma comunque sembra mignottole solo, professore. Ma dove si annidano? Ha salito a casa sua, professore. A casa mia? Ma tu non lo sa che l'inguilina è la capomignottola? Stai fermo! Ma come? Prima si fa grattare e poi si inghezza. Ma come ti permetti? Vabbè. Chi te l'ha detto? The people. Eh? Voce di popolo. Tu in questa palazzina sei un lusso. Quindi niente pettegolezze, intesi? Va bene, non si inghezzi, professore. Sarò muto come una tombola. Semmai una tomba. Vabbè, tombola in inglese. Comunque sopra questa tombola mettiamoci sopra una pietrola. Va bene, arrivederle tante cose. Non urlare, altrimenti ti faccio licenziare. La portiera. Non faccio licenziare la portiera, faccio licenziare te. La portiera. Faccio licenziare te. La meno nella portiera, la meno. Disturbo? No, mi dica pure. No, io, siccome veramente, sa, sono quelle cose, io non so come cominciare. Ma vedo che lei ha molto da fare e non voglio farle perdere del tempo. Ma no, dica, dica. Che è? Un inquinante mascalzone, come si permette? Guarda che sei un porco, fuori! Chi è? Chi è? Sono io, il tuo gattone. E chi è il gatto che stivali? Che si è offesa? Dentro! Ce l'ho fatta! Sono riuscita a salire senza farmi vedere da nessuno, nemmeno dal portiere. Non ti sembra di esagerare? Siamo liberi cittadini. Amore mio, te forse sì, ma io no. Io no, capisci? Anzi, se ti domandano qualche cosa, digli che sono il tuo fratello, ma va bene? Non capisco, è ridicolo. Sì, sì, lo so, ma abbi pazienza ancora per un poco. Ma ancora non mi hai dato un bacio. Oh, no! Non so perché, ma io in questa casa non mi sento sola, ecco. Mi sento come se fossi osservata. Bella, dolce, la mia briosciona, imburrata. Tutta, dammelo un bacio, a me. Dammelo, bacetto, a me, dammelo. E tanto tu me li dai, eh? Avevi voglia di vedermi? Sì, sì, di la verità, sì, avevi sì. Voglia io di più, sempre di più. Ne vengo, signora. Non è che ho disturbato. Oh, si immagini, non riesco a dormire in questa casa. Mio marito mi ha appena chiamato dalla clinica. Si tratterà più a lungo del previsto. Ha un caso urgente.
Fuori ci devono essere dei gatti d'amore. Sa, questi gatti sono dei maialetti, a tutto il giorno stesi sui divani, poi la notte vanno a foleggiare. Sì, sì. Venga, andiamo a vedere, sa, le porcherie che fanno. No, signora Busatti, sul terrazzo no. E poi sa, amica, mi piacciono e mi fanno anche compagnia. Va bene, se è così, allora tornerò dopo a prendere i piatti. Brava, ecco, lei mangi dopo. Intanto, mi raccomando, sì, che la vedo così su papino. Stia tranquilla, signora Busatti. Buonasera. Finalmente. Ma la Madonna! No! Poi. Chi è? Sono io, il dottor Busatti. Entro perché è meglio evitare che ci vedano. Ma guardi che io veramente stavo per andare a letto, ecco. Sola? Con chi? Sono sola io! Oddio! Si dice così per dire. Chi vuole che ci sia quest'ora di notte? Ci sono qui io. Hai capito il paperino? Le ho portato un regalino. Gradisce? Che caro. Oggi purtroppo sono dovuto scappare e non ho potuto accoglierla come si conviene. Ma no, che dici? Siete tutti tanto premurosi. Oh, come folle, mezzanotte. Io devo tornare a casa. Chi la sente la mia moglie, se no? Per una ragazza come lei, con quello che sa fare. Ding! Chi è? La signora Busatti! Dove mi nascondo? Mia moglie! L'armadio! L'armadio no! Oh, no, dove vado? Il letto! Ma no! Aiuto! Il letto! No! Fuori! Oh. La tigre mi sbrana! Il terrazzo! No! Oddio mio, dove vado? Del fuoco? A rivederla, mi fa tanto piacere averla come vicina di casa. Il piacere è tutto mio. Piacere, tanto piacere. A presto. Il maniaco. Sì, ferma, vieni. Avete visto? Hanno portato un pianoforte. Portiere, allerta sto. Scusi, la signora De Dominicis. Ah, è per il pieno? Sì. Ultimo pieno, fate pieno, eh. Ultimo piano. Tutti all'ultimo stanno. Ce ne fosse uno, abita il primo. Dai, scaricare! No, e fa piano. Se ne può, playboy. Venchi. Papà. A me non mi è chiaro una cosa. Ma se quella veramente fa quell'attività che dici tu, non sono due, dovrebbe suonare il pianoforte, ma dovrebbe suonare... il fagottolo, il controfagottolo, no? Ma questo lo fa per nascondere la sua attività, no? Porca puttana, non ci avevo pensato. Guarda, ti succede una volta all'anno, ma sei intelligente. Ho preso tutto da mamma. Da chi è che hai preso? Ho preso tutto da mamma. Oddio! Questo l'ho preso tutto da papà! Ecco. Roberto, a tavola! Papà ti sta aspettando! Vieni! Vengo subito! Aio! Te l'avevo detto che i grassi facevano male! In tutte le operazioni della giornata esigo... Ripeto. Esigo la massima puntualità, cazzo! Perché la puntualità è sinonimo... di disciplina. E la disciplina è il segreto della puntualità. Bravo, vedo che lo sai. E allora devi dimostrarlo con i fatti, cazzo! Devi venire a cena in orario, specialmente
quando c'è un ospite. Ma lui non è un ospite, sta sempre qui. Anche questo è vero, ma gode della mia incondizionata stima e fiducia. Perciò va rispettato e seguire... I miei rispetti. Bravo, così va meglio. Ed ora... A tavola! Scattare! Avanti! Marsch! Uno! Qui! Ecco qui. Grazie tante. Buongiorno, signora. Grazie a lei. Buongiorno. Buongiorno, signora. Allora niente. Mi devo essere dimenticato. Evidentemente era una stupidaggine. Non è detto, sir. A volte uno si può scordare anche delle cose molto importanti. Sì, lo so, ma questa proprio non me la ricordo. Eh beh, sarà per la prossima volta. Mi scusi, il telefono. Prego. Pronto? Ciao, amore. Guarda, oggi non posso venire. Devo andare con il sindaco all'istituto delle suore Bernardone per la propaganda elettorale. È molto importante. Ho capito. Non ti puoi liberare, come al solito. E io che dovrei fare? Devo rimanere qui in casa ad aspettare un'altra telefonata con la quale mi avverti che non puoi venire? Eh? Va bene, ciao. Pezzo di idiota. Che fa? Già va via, Marcello? Beh, l'ho vista che stava al telefono e allora ho pensato che era meglio andare via. No, anzi... Mi porterebbe a fare un giro in città. Certo. Per una famiglia sana in una società sana. Che te ne pare? Buono le buono, però la tua foto non mi piace, non hai l'aspetto sano. Cosa vuol dire l'aspetto sano? Sarò un po' imbronciato, vuol dire che si cambierà la foto. Assessore, c'è il colonnello Marullo che desidera parlare. Che palle. Caro assessore! Caro colonnello! Scusi, le rubo qualche minuto. Prego. Volevo prendere accordi con lei sulla visita degli studenti alla caserma per la festa della Repubblica. La ringrazio. La ringrazio perché anch'io personalmente ritengo assolutamente indispensabile e foriero di confortevoli speranze che in un momento di oscurantismo come questo i giovani vengano ricondotti ad apprezzare gli elevati valori morali e le fervide istanze di rinascita racchiusi nelle parole patria e disciplina. Lei è straordinario, cazzo! Ma per carità, niente di eccezionale. Io cerco sempre e soltanto di esprimermi con il massimo della semplicità. Ma la sua fatica sarà ben compensata. Presto la vedremo sindaco. Lo dicono tutti. Le elezioni le deve vincere lei, cazzo! La Madonna mi è testimone che io non chiedo nulla. Sia fatta la volontà del popolo. Ma adesso vorrei il parere di una persona intelligente su una certa cosa. E cosa ne pensa, colonnello, di questo bozzetto? Venga. Se l'immagina ora tutta la piazza. Tutta la piazza tappezzata con questi manifesti. Se l'immagina che effetto. Accidenti, che bomba. Beh, insomma, una bomba. Una cosa carina, ma non esageriamo. Ma tu sei matto. Tu hai guardato bene che tocco di figliola. Senza esagerazione, mai visto niente di simile. Ma quella è una mia vicina di casa. Una nuova. Sì, ne sono certo. La riconosco. Ha appena preso possesso di un appartamento nel mio palazzo. Verrò a trovarla più spesso, caro colonnello. Bella recluta, cazzo. Venuta da Milano. L'ho sempre detto io, gente in gamba, i milanesi, lavoratori pieni di idee. Chissà se non hanno pensato a una produzione in serie di ragazze come questa, sono sicuro che andrebbero a ruba. Ma guardate che fierezza, che portamento, che cosce! Ci vorrebbe un'ordinanza che impedisse alle donne d'andare in motocicletta con le sottane. Via, queste cose le puoi dire a comizio. Magari ce ne fossero in giro. Beato chi se la pappa. Questa se la pappa quel ragazzone che se la porta a spasso. Ma che pappa? Che pappa quello sculaccio anguille? Lei è un bambino, magari lei è suo fratello minore. Sì, ma dei fratelli minori non c'è mica da fidarsi, hanno certi argomenti. Niente paura. Quel ragazzo è figlio di riformato.
Il dottor Bosatti lo conosco bene, parola mia, mi creda. Ma poi a me non mi interessa. Chi l'è? Chi? Qui Pirulino con la moto che tutti porti in giro. Ah, è il figlio del mio padrone di casa. Mi ha fatto visitare tutta la città. Perché? Sei geloso? Geloso? Io? D'uno sculacianguille come quello, un uomo come me, quasi sindaco. Sì, sono geloso, ecco. E lo trovo di cattivo gusto venire a scarrozzare proprio sotto il mio ufficio. Ma io ti volevo soltanto ricordare che ero ancora viva e che non contano soltanto le tue elezioni. Le elezioni sono importanti, Topina, e per questo bisogna stare attenti. Comunque tu stasera mi porti fuori. Ho proprio voglia di uscire. Stasera? Ma come, c'hai il pianoforte? Come ai tempi di Milano, con la rapsodia, Nini, c'è il pianoforte. No, guarda che il pianoforte rimane qui, sai, non scappa mica. No, lui no, ma a me sì, mi scappa. A me sì, mi scappa, ti prego, fammi la rapsodia. Fammi la rapsodia che mi eccita tanto. Fammela la rapsodia a me. Fammela la rapsodia, ti prego. Fammela la rapsodia. Fammela la rapsodia, No. Fammela la sonata a me, amore mio. Fammela la sonata, pam 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 pam. Alla santo! Basta, cazzo. È vergognoso, cazzo. Soldato, non ci fanno battagliare in pace. Ora vado a dirgli le quattro. Che succede? Senti, vado a dirgliene quattro. Ma va. Aspetta, do un'occhiata io. Madonna santa, l'è lui. Chi lui? Apre, cazzo! Sono il colonnello Marullo. Oh, un ladrano mi ha messo il controspionaggio. Ma che dici? Apre, cazzo! O butto giù la porta! Vengo subito! Abita qui! Vieni, presto, dentro l'armadio, presto! Su. Ma è possibile, come nei film, via! Che c'è? E falla andare via subito, perché io a luna devo essere a casa, vai, capito? Vai, chiudi! Vai, vai. Apre subito, cazzo! Buonasera! Buonasera! Tengo a farle notare che a norma di legge di pubblica sicurezza lei non può rompere il co... Cosa stava dicendo? Io niente, dicevo... È lei che suonava il piano, sì? Oh, purtroppo sì, mi dispiace se l'ho disturbata. Ma per carità, non esiste. Lei suona divinamente e poi io amo ascoltare la musica di Rossini. Veramente era Beethoven. Beethoven? Uno straniero? Appunto, dicevo, lei è bellissima, sa. Non per complimento, vero? Ma lei è un bel tocco di... Ha un bel tocco... Grazie. Lei è una ragazza realizzata, abile. Invece mia figlia, grazie. Pensi, l'ho fidanzata col mio tante maggiore. Bravo ragazzo, bella carriera. Ma lui parda tempo, nicchia, tergiversa. E lei l'incosciente non l'incoraggia. Ma almeno sapesse suonare il pianoforte. Ah, beh, ma se è solo per questo le posso dare qualche lezione. Davvero? Certo. Lei farebbe codesto? Ma è meraviglioso! A domani. Grazie. Addeave! Un urlo di dolore, cazzo. Che è la mami? Ma non urlare così! Oddio! Oddio! Che c'è? Oddio! Son Luna! La mia mamma sarà un pensiero. E certo, perché tu pensi soltanto a lei. A lei e alle tue elezioni. Ma allora io per te non conto niente, ecco. Zitta, supina mia. Non è vero, vedrai. Vedrai, avremo tanto tempo per noi. Vedrai, il fatto, lei che è quello. Zitta. Quello è anche pericoloso. Bisogna stare attenti. Se posso, domani ti telefono. Ti telefono. Non mi chiamare più. Cafone! Venti sta! Chi apre? Chi deve aprire? Sono qui per festa. Ah.
Buongiorno, signora. Buongiorno, signora Luisa. Marcello è uscito? No, Marcello si sta vestendo. Perché? Perché mi ha promesso di farmi fare un giro in città. E... Ah. Marcello? Marcello? Sì, mamma. C'è la signorina Luisa, dice che dovete uscire insieme. Ah, sì, dille che arrivo subito. Le piace Luca? La trovo stupenda. Oh, ma basta con questo lei, diamoci del tu. Dobbiamo essere amici. Come vuole, cioè, come vuoi. Siamo arrivati. Mi fermo qui come mi hai chiesto tu, va bene? Come mai questo tono? Che c'è? Sei di cattivo umore? Sì. No, non lo so. Però che strano ragazzo che sei. A volte sembra che tu ce l'abbia con me. E altre volte invece... Altre volte invece? Mi pare che tu sia infatuato di me. Infatuato? Che parola grossa. Troppo impegnativa per una come te. Troppi doveri, seccature. Molto meglio divertirsi. È immaginazione la tua. Oppure... Oppure sei troppo ragazzino. E tu sei una puttana. Pronto? Ciao, sono io. Ah, sei tu, finalmente. Ma quando vieni? Purtroppo ho una riunione, non posso venire. Ma come, così all'improvviso? Cerca di capire. Mi hanno avvertito all'ultimo momento, un istante fa. C'è anche il prefetto, non posso rinunciare. Se mi do malato, non posso farmi vedere in giro, capisci? In ogni modo, se c'è la fossa e mi libero, faccio una scappata più tardi, va bene? Caro, sei pronto? Dobbiamo andare. Lascia perdere, non ti disturbare. Comunque sento che la compagnia non ti manca. Ma che si crede quel cretino? Che mi chiamo Penelope. Ma va all'inferno. Signorina! Ma che bella sorpresa! Buonasera, professore. Dove se ne va così sola, soletta, a quest'ora? Ah, ho pensato di andare a cena fuori e poi non conosco la città di notte. Oh, non è un granché, siamo dei poveri provinciali, però qualche buon ristorante c'è, se posso osare invitarla. Ah, può osare, può osare! Prego, faccio strada. Grazie. Prego, si accomodi. Grazie. Bugiarda ipocrita. Non rispetta nemmeno mio padre. Ma tanto lo so dove ti porta. Prima la pappa e poi il riposino. Ma stavolta ti frego. Prego, signore. Un Fernet Branca per lei e un Fernet Branca per la signora. Ma veramente fa digerire? Beh, a quanto si dice, non ha mai tradito una digestione. Le piace qui? Molto carina. Ah, sono contento. Mi scusi un momento, devo fare una telefonata in ospedale. Ma se parla con sua moglie, perché non le dice di venire qui con noi a cena? Buona. Anzi, buona. Desidera, signora? Un'acqua tonica, grazie. Subito, signora. Pronto? Teresa, sono io. Ciao! Guarda che ne avrò per tutta la nottata. Deve essere una cena con gli occhi. Sento un gran rumore di posate. Ma non scherzare, stanno preparando i ferri. Ma davvero? È un'operazione difficilissima, non so se riuscirò a salvarlo. Perché non provi a dargli uno zabaglione col marsala? Non ho capito quello che hai detto. Comunque, buonanotte. Ma sono bussati!
Che piacere, il mio Salvatore! Anche lei ha riso di ciocco! Professore, venga, che le faccio conoscere mia moglie Margherita. Lei deve stare a pranzo con me. Venga, professore! Devo andare! Venga, 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 professore! Un paziente morente! Non posso! E lo lasci morire! Venga, professore! Venga! Devo venga, andare! Malato, va. Venga! Venga! Piove! Boh! Signora, un messaggio per lei. Mi dispiace comunicarle che il dovere mi chiama presso il capezzale di un moribondo. Ci rifaremo. Il suo sempre devoto Busatti. Ah, io vengo sempre qui al Ciocco, si mangia veramente bene. Assessore. Buonasera. Buonasera, assessore. Buonasera. Salve. Prego, accomodati. Sei proprio bella stasera, sai, bella, semplice. Ti ringrazio, sei gentile. Figlio di un prete. Come dice, prego? Quel signore che si è appena seduto, chi è? L'assessore Marinotti? Sì, certo, è un nostro assiduo cliente. E la signora che sta con lui, chi è? Sua madre? Oh, no, è la moglie. Sua moglie? Perché? È sposato? È sposato e spesato. È lei che gli finanzia tutte le spese elettorali. Con permesso, signora. Salve. Ciao Marcello, sono contenta di vederti. Davvero non sei arrabbiata? Arrabbiata? Perché? Ma cosa dici? Capita a tutti di essere di cattivo umore, di dire cose spiacevoli. Dai, perché non ci andiamo insieme, eh? Io ero infuriato. Perché tu non mi prendi mai sul serio? Io? Ma certo che ti prendo sul serio, dai. Sì, e allora perché sei uscita con mio padre? Ma perché l'ho incontrato sotto casa. Gli ho chiesto il nome di un buon ristorante e lui mi ha portato qui. Ed è andato in ospedale dai suoi morenti. Sono proprio un idiota. I signori devono mangiare? Sì, sì, io vorrei un tavolo vicino alla finestra. Sì. Prego, signora, si accomodi. Grazie, andiamo. Però un milione qui, un milione là, siamo già arrivati a 18. E cara mi costa questa tua carriera politica. Lupacchiotta mia, tu sei ingiusta con me. Forse. Abbi pazienza, io ho fatto tutto questo per te. Sarà una serata divertentissima. Eccolo, vedi? Così impari. Le posso consigliare degli ottimi tortellini alla crema? Sì, i tortellini vanno benissimo, sì, anche sì. Per te i tortellini. E champagne! Che schifo! Ma come che schifo? È un vino buonissimo. Ma che vino? Questa è una spremuta di capi. Prego, signore. Oh, tu la senti? C'è un grado più degli zucchini. Dimmi te, se si può bere una cosa di genere. Blanc de Blanc, principe di Piemonte ben ghiacciato. Posso sì, servire? Va benissimo, grazie. Oddio! Oh, puttana Eva! Mi scusi, signore, mi è scappato. A me no, mi è venuto spontaneo. Vieni, andiamo via. Ma come? Andiamo via così presto? Sì, qui stasera va tutto storto. Cin cin. Cin cin. Andiamo a casa? Sì, andiamo a casa. Su. Che è successo? Niente, niente, hai bevuto un po' troppo, come ti senti? Bene, ho solo voglia di vomitare. Ah, bene. Dove mi trovo? A casa mia. Dove sono? A casa mia. Finalmente, l'ho desiderato tanto. Ma tu mi vuoi bene? Ma certo che ti voglio bene. Allora, chi è quel porco che viene qui, eh? Ma che dici? Lui, l'ho visto, sai, che credi? Parli così perché sei un po' ubriaco. No, è che sto soffrendo troppo per la mia età. Vado a prepararti un caffè. Domina, sono io. Finalmente sono solo e posso parlarti tranquillamente. E di tua moglie che ne hai fatto?
Topina, lo capisco che per te sia stato un grosso colpo scoprire che ero sposato. Ma tutto questo non deve cambiare nulla nei nostri rapporti. Ah, no! No, perché io la mia moglie la posso vedere, non l'ho potuta vedere. Lo è tanto che non la sfioro nemmeno più con dito. Ah, sì? Lo giuro. E ora lo sai che fo? Appena sono eletto, appena mi hanno eletto, io vo un culo agli elettori, divorzio e sposo te. Ma davvero? E lei lo sa? Ti prego, Topina, non fare così. Lo sai che io t'amo. Ferdinando! T'amo piove! E mite un sentimento di vigore, di pace, al cor mi infondi. T'amo, sto esercitando la voce per i comizi. Se non vengo in tua eletta a provare, in dove provo, eh? Ah, ho capito. Sbrigati. Va bene. E qui cesso della mia moglie. Cosa dici? Cesso. Cesso di provare la voce e vengo fuori, va bene? Oh, ciao amore. Ciao, allora ci si vede domattina alle 10, Topina? Hai capito? Che dici? Faccia silenzio, stanno succedendo cose turcole. Venga, mannaggia. C'è una cosa. Roba da pezzi, mille una notte. Guardi là. C'è due cosce che sembrano quattro. Mamma benedetta, che chiappe che c'è questa. Panoramiche. Guardi, sembra proprio la Venere di Califugo, sembra. Tamedeo, la Venere di Callipigia. Vabbè, Callipigia. E poi come ti permetti, per favore, Ma scusi te, mica siamo frocioli. No, non è questo. Poi lasci dire a me, anzi, diamoci del tu. Tu sei un ragazzo, non sei navighetto, modestamente. Tu, qui sessa le sue leggi di compensazione. Noi abbiamo gli stimoli della carne, loro hanno gli stimoli del pesce. Carina questa, Amedeo, sei un porco! Sei un porco, hai capito? Smettila di guardare! Come prima guarda con me! Sto porco! Ma non spinga! Smettila, ti ho detto! Ti vuoi stare fermo o no? Smettila! Ma che cavolo hai combinato, E ricordati, la prossima volta che ci riprovi, lo dico a tua moglie e ti faccio fare una faccia di schiaffi così. Capirei, mia moglie mi dà gli schiaffi a me. Perché è meglio che tu sappia che in questa palazzina sei un lusso, chiaro? Ma che te cazzo, signorina buone, capito? Ma insomma, questa frase me la deve dire tuo padre, non tu. Arrivi tu che c'hai 20 anni, un ragazzo. Vieni qua, un uomo di 50 anni come me, lo butti nella vasca come uno stronzo. Oh! Mi cazzo una buonecchiera, ma se mi incazzo mi prendi 5 minuti. Ti spesso io sto in capo col, ti metto in destra 3 gol nel ginocchio. Chiaro! Oh! No! Ah, sei tu. Scusami per quello che è successo ieri. Volevo dirti solamente se potevi registrarmi quella rapsodia, così quando sono solo me la posso sentire. Va bene, te la registro. Grazie. Però non subito, ho da fare ora, ho un appuntamento. Sì, sì, certo. Volevo dirti un'ultima cosa. Se ieri sera, quando siamo stati insieme, è successo niente fra noi. No, perché? Perché sarebbe stato
Davvero un peccato non ricordarmelo. Sì, un vero peccato. Pronto? Pronto? Luisa? Topina? Sono io. Senti, Luisa. Porca miseria, sono proprio iellato. Sai, alle 10? Alle 10 in punto devo ricevere un comitato elettorale qui. Non ti arrabbiare perché sono nella merda. Non preoccuparti, è il tuo habitat naturale. Amore, non posso venire. Comunque ti telefono più tardi, No, figurati, non disturbarti, non c'è alcun motivo. E poi non lo so se mi trovi. Ciao! Mi porteresti a fare un giro in città? Certo! La moto l'avevo lasciata davanti al ristorante. E stamattina, quando sono andato a prenderla, non c'era più. Che coraggio, vedrai che la ritroverai. Non mi importerebbe nulla della moto se tu fossi la mia ragazza. Ma dai, non esagerare. No, lo penso davvero. Pensa che bello. Potremmo passeggiare sempre così, come adesso. Abbracciati. Sei tanto cara. Anche tu. Da quando sei arrivata, anche se mi fai soffrire un po', questa città è notevolmente migliorata. Tutto sembra più bello. Sarò contento anche lento del turismo. Ma perché non mi prendi mai sul serio? Scusa un momento, torno subito. Fina mia, tesoro, hai capito bene cosa ti ho detto stanotte? Ci sposeremo e staremo sempre insieme. Sei contenta? Non lo so, Ferdinando, non lo so. Ancora quel porco. Tu mi devi credere, lo sai, io non sono capace di mentire, io t'amo. Sì, certo, questo lo so. Comunque non mi sta bene che continui a passare su quella moto sotto la mia finestra. Ma perché? Ti disturbi il rumore? No, mi gira alle palle. Coscia al vento e sempre appiccicata a quel pirulino. Dai, non essere ridicolo. Lo sai bene che quel ragazzo non è niente per me. Tu mi vuoi bene. Ma se sono venuta qui per te. E allora perché te lo porti sempre dietro? Ma è possibile che non riesci a capirlo? Lo faccio per farti ingelosire, no? Ingelosire me? Ma figurati, io geloso di quel pirulino. Caro Marinotti. Chi c'è? Signora... un attimo, spiego alla signorina. Guardi, signorina, sempre avanti, dritto si trova il palazzo di comune, vero? Mentre l'anagrafe, nella stradina a destra c'è una porticina, è così, E poi se mai domanda al vigile... Ecco da te stasera. È chiaro, signorina? Sì, grazie. Buonasera, grazie. Arrivederci. Si fa due passi sinceri. E adesso che fai? Mi cerchi? Chi è? Chi è? Amore, sono io, il tuo Sarzanino. Ti apro subito. Bell'amore uno strano augello. Caro assessore, ma che splendida sorpresa! Come mai ha saputo di mia figlia? Io stamani le avevo telefonato. Sa, oddio, le dirò oggi una festa così, per pochi intimi, passa truppa, ma domani festa grande. No. Dopo le nozze ci sarà il pranzo. Prego, assessore, l'ascensore si accomodi. Anche lo sposo mica male. Senza complimenti. Grazie a Lucia, guardate che sorpresa. C'è l'assessore Bonci Marinotti. Piacere. Assessore, che felicità. Che splendidi fiori, assessore. Ma che fiori, stupendi. Sono per lei, vero? No. Forse non sono nemmeno da... Assessore. Strano uomo. Io quello l'ho già visto. Ma bel camagnolo! Assessore, no, vengo a io non sto scherzando, grazie. Almeno ho veramente una riunione. Assessore, lei non conosce il nostro pesce? Non ho, colonnello, senza complimenti. Niente pesce, ma contento di una tartina. Oh, io alludevo allo sposo. Capitano Pesce! Il mio futuro genero.
ancora fiori. Ah, è qui. Io stavo andando. No, 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 entri, entri pure lei, tanto caro, tanto affezionato. Entro. Venga, venga. Prego, assessore, prego, lei ci fa felici. Signore, ma perché siete turbati? Mi sembrava un po' di... Fuori, quelli di prima bastavano. Sì. Ora però si trattiene, vero? Prego, assessore, mi permette, signor Abusatti, signor Come sono contento. Piacere. Assessore Marinotti, io sono felice di averla qui con noi. La sua presenza onora la nostra casa. Sono... A proposito, sì, l'insegnante di piano non l'ha invitata. Ma sì, ci sono andata due volte. Ha la febbre, non si può muovere. Poveretta, ha detto che non le è possibile venire. Mi dispiace tanto. Oh, cazzo. No, no, io ti assicuro che so che ci hanno fatto una bella litigata. Con tutti gli uomini che ci sono al mondo, di un mollusco sposato mi dovevo innamorare. Chi è? Sono io, Busatti. Buonasera, permette. Cosa vuole? Ero dai Marullo e ho saputo che lei ha la febbre e ho pensato che nella mia qualità di medico... Sì, vorrebbe visitarmi, spogliarmi magari. Cazzarola! Io sono un medico! Guardi, io non ne dubito, ma lei è anche un gran pomicione. Vedo che è di malumore. Tolgo il disturbo, buonasera. Buonasera. Tutti chiusi i fiorai. Ho fatto a piedi tutta la città, perché la mia macchina la conoscano tutti, e che l'inventore. Oh, almeno la gradirà il pensiero. Sono io il tuo Ferzanino, aprimi. Alla buon'ora. Io buono le proprio incazzata, la un'apre. Ma Tarzanino riuscirà a raggiungere la sua gente. Dal cortile posteriore. Pronto? Tesoro, amore, grandi cose, grandi notizie. Sì, oggi ho registrato una conferenza per una televisione privata. E questa sera, dal lettino, ce la vediamo insieme. Non voglio più vederti. Via, Gincillona, non fare così. Tu genio, Tarzan, Poi vedrai quando ti racconto. Sai le risate che ci farai? Guarda, sono successe cose terribili ieri sera. Molto interessante. Va bene, ho capito, ho capito. Allora vengo subito e te le racconto, va bene? Ciao, Sabina, ciao.
detto, si è ricordata di me. Forse sarà il rimorso. Amedeo, come sta? Bene, grazie signorina, lei sta bene? Bellissima giornata oggi, eh? Come sta? Bene. Sa che ha un vestito stupendo oggi, veramente, molto pratico. Molto bello. Disgraziata. Anche con quell'imbecille. Che schifo. Insomma, signorina, in poche parole, io sono venuta qua per fargli una confessione, ecco. Che mi dica, Amedeo? Lei la conosce Moby? Chi? Moby, Moby Dick, mia moglie, la balena. Beh, insomma, io la notte, quando faccio l'amore con mia moglie, no? È come se Barnard mi trapiantasse il cuore. Mi viene una specie di rigetto. Vuole? Io che c'entro, scusi? C'entra, c'entra, signorina, come? Lei è bella, sa, mica è come mia moglie. Allora mi sono detto, caro Amedeo, diamo della signorina, è vero che ci dà un poco di sollezzo, capisce? Venga qua, s'accomodi, non bacio la gnorri. Lo dice anche il proverbio, che la signorina si lavora e si fatica per la pancia e per la musica. Perché a lei piace la mia musica? Fa imbazzire, signorina, specialmente quando suona la rapsodia di Beethoven. A me Beethoven mi fa imbazzire, la quella mi piace da morire. E la nonna? Beh, non esageriamo, eh. Io ho 45 anni, sono ancora attivo, ma insomma ho pure 45 anni. Poi mi piace Sebastiano Bacco. Toccata e fuga. La toccata mi piace, la fuga un po' meno. Mi vengono di gettoli, sono stronzette così, diciamo. Senta, signorina, arriviamo al sodo. Io ho solo 50.000 lire, mi dispiace, ma c'ho solo queste. No, ma è troppo. Com'è troppo, signorina? Lei merita milioni, miliardi, bella com'è. Tenga, tenga. Beh, lei è un principiante? Beh, insomma, sono un uomo navighetto, le mie esperienze ce l'ho, ecco. Ma da ad orecchio? Questo veramente non l'ho afferrato. Dico, va a orecchio. Lei è un po' viziatella, eh? Se ci piace facciamo tutto, orecchio, naso, goro, o Torino, la ringoiata. Tutto quello che vuole facciamo. Beh, facciamo un po' di solfeggio. Sì, facciamo un po' di solfeggio, un po' di maneggio, un po' di palpeggio, ci buttiamo sul sofà, trallallero, trallallà. Ottaviuccio? Papà? Senti, bello. Tu sei playboy, no? Sì, sono io il playboy, perché? Quello che mi ha mandato su della mignottola. Che ti serve una mano? Te la do io una mano a te. Oh! Questo è il primo. E non tocca il pupo nostro, se no non cresce. Ecco perché non sono cresciuto, ma me la sempre. E questo è il secondo. E tu che c'hai da ride? Ha fatto bene tua madre. Eppure a te. L'importante è la famiglia e l'uguaglianza. Signori, i fiorellini che porto simbole. Caro assessore, sono felice che si sia ricordato. La sua presenza ci onora a tutti. Mamma. A proposito, le dispiace se approfittiamo della sua macchina? Mamma. Perché io ho dei parenti venuti da fuori. Non vorrei che diventassero parenti strettissimi. Buona questa. Grazie. Venite, venite, all'assessore. Ciao, salve la sua macchina. Grazie, assessore. È stato molto bravo. Colonnello, non si preoccupi, molto accomodandosi. Lei è sempre molto caro. Pure ero venuto apposta. Ci vediamo dopo in chiesa, eh? Tutti in chiesa! Sono io, Marcello. Marcello, ma non sei andato al matrimonio? No, non mi andava. Ma devo parlarti, per favore. Io non posso ora, aspetto qualcuno. Quel porco, forse, eh? Vattene. Apri! Apri! Finiscila! Non abbiamo niente da dirci, mascalzone! Apri! Apri! La vedremo. Buon
Montemes non si sceglie a caso in più di 100 paesi al mondo. E non dimenticatelo, la nazione potrà essere salva nella misura in cui, cioè, saranno salve le infinite cellule che ne compongono il tessuto connettivo, cioè la famiglia. La famiglia è la base di tutto. La famiglia, nucleo di concordia, nucleo d'amore e soprattutto nucleo di moralità. Ecco dunque che se ciascuno di noi si adoperasse con ogni sforzo, noi potremmo salvare finalmente quell'inestimabile, quell'incredibile patrimonio di una nazione che è la moralità. Ma che fai? Mi sei impazzito? Come ti permetti di entrare? Non ne hai il diritto. Ah, no? E chi ne ha il diritto? Non ti riguarda. Ah, non mi riguarda. Te lo sei già dimenticato di avermi detto ti voglio bene e il brindisi e il bacio. Erano tutte sciocchezze. Te le devi scordare. Non erano sciocchezze, erano vigliaccate. Servivano per far ingelosire quel maiale. E io a reggerti il gioco come uno stronzo. L'hai detto! Puttana. Schifosa! E tu come ti definisci? Tu che fai i buchi nelle pareti? Credi di essere diverso, tu sei un farabutto! Io ti ammazzo!